Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia, i principali titoli della mattina. Tragedia ieri sera intorno alle 20 in contrada Burraiti a Favara. Un uomo di 64 anni originario di Agrigento è deceduto in seguito a un grave incidente mentre guidava un trattore in un terreno di sua proprietà. La vittima avrebbe perso il controllo del mezzo finendo per sprofondare in un lago artificiale. Stop al processo di trasferimento dell'ex stabilimento Fiat e Blutec di Termini Imerese al gruppo Pelligra. È stato infatti presentato un ricorso al TAR del Lazio che include una richiesta di sospensione delle procedure di assegnazione da parte di due gruppi che erano interessati all'acquisizione del sito industriale. Situazione idrica drammatica in Sicilia, questo l'allarme lanciato dai consorzi di bacino regionali. Gli invasi mostrano una carenza complessiva di circa 670 milioni di metri cubi di acqua, segnando un calo del 68% rispetto alla norma. Il presidente dell'ARS, Gaetano Galvagno, ha annunciato l'introduzione di una norma interna per cui i deputati che saranno assenti durante le votazioni riceveranno una sanzione di 180 euro e potranno richiedere solo un congedo al mese anziché due. Infine il Consiglio Comunale di Lampedusa che ha deliberato per assegnare la cittadinanza onoraria alla piccola Maria, una bambina di 2 anni e mezzo, figlia di una migrante, prima a nascere nell'isola dopo 51 anni. Ed è tutto per questa edizione, tutti i dettagli su queste notizie li trovate come sempre sul nostro sito www.newsicilia.it. Grazie per averci seguito e arrivederci.